Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in un nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi vi porterò con me a fare la spesa. Ho già fatto un bel video in precedenza, quello per quanto riguarda il bulk, allora ho detto perché non fare uno per il cat, visto che è andato veramente tanto come video. L'avevo fatto circa qualche mesetto fa, quindi andate pure a vederlo se ve lo siete persi. E per oggi ci sarà anche la Roby, vieni spunta fuori, Ciao! eccola qua. Praticamente registrerà qualche contenuto anche lei per il suo Instagram e se non la seguite andate a seguirla, vi lascio il link qui sotto. E in più, Robby, cosa c'è lì? Ci sono delle pop. Cosa Sì, ci fanno delle pop tart? Quelle sono queste per sono. dopo il 30. Esatto. Bene, perfetto. Poi faremo anche un video spesa a sgarro per sfondarci. Niente, dai, visto che è anche già tardi, andiamo a fare spesa. Comunque, io non vorrei dire, ma siamo già in questo periodo ed è solo inizio ottobre e iniziano già a spuntare panettoni, pandori e tutto quanto. Direi che la nostra spesa per il gatto vada benissimo. Ecco. Allora, per quanto riguarda gli affettati, è ottimo il petto di pollo, comunque il taglio magro, o comunque anche il petto di tacchino. E se volete della verdura che faccia dell'ottimo volume, va benissimo in salata. Banane che non mancano mai. Questi direi che per adesso li possiamo evitare. Fiocchi di latte light che sono ottimi e infatti hanno 12 pro, 2 di carbo e quasi nulla di grassi. Ragazzi, in un contesto di cat sono ottimi anche i vari budini proteici, adesso sono varie scelte in Aspetta, più. vi faccio vedere quello buono che dovete provare. Quello più buono di tutti è Questo questo qua al al caramello. caramello, provatelo, della Milk Infatti ne ho già presi due e adesso comunque hanno fatto varie bevande e tutto quanto, quindi non avete più scusa. Ah, e sotto consiglio di un ragazzo che ho conosciuto adesso a fare spesa, mi ha detto prova questa, vediamo. I macro sono buoni comunque. Oh, Roby, comunque ti ho trovato delle nuove barrette proteiche. Oh, Tieni. buonissimo, grazie. Dolcificante, zero calorie, immancabile. Come fonte proteica è ottimo anche lo yogurt greco, zero grassi, o comunque ci sono anche quelli fruttati o aromatizzati. Comunque tranquilli ragazzi, non sono i latticini a spessirvi la pelle o comunque farvi ingrassare. Comunque ragazzi, sono anche le fette biscottate formato Roby, adesso le faccio vedere. Ecco, confronto a un dito praticamente. Sono mini. Ah, un altro consiglio che vi posso dare in un contesto ipocalorico, mangiate magari cibi più secchi come ad esempio fette biscottate o gallette in modo da aumentare il volume del cibo. In questo caso le fette biscottate sono ottime e in più praticamente hanno soprattutto carboidrati. In più come cereali vi consiglio quelli secchi, tipo le barchette o comunque gli anellini o i Nesquik Rice Krispies, piuttosto che tipo i Choco Crave, come vedete lì in fondo, che sono veramente buoni, però sono veramente molto calorici perché contengono anche molti grassi. Adesso vi faccio vedere una marchettata assurda. Questi qua praticamente c'è scritto protein, ma se andiamo a vedere i valori nutrizionali hanno solo 13 grammi di proteine, 7 di grassi e 65 di carbo. A questo punto prendete dei cereali normali, ci aggiungete yogurt greco che diventano la stessa cosa, anzi se non meglio almeno decidete voi le grammature. Ecco, se volete far volume, questi sono veramente ottimi, praticamente un sacco così sono solo 100 grammi. Ah, comunque questi non sono proteici ma sono veramente buoni. Ne rivedremo delle belle al prossimo bulk. Albume, immancabile fonte proteica, se non che una delle migliori. Come carne andiamo di macinato magro, che questo è veramente saporito e in più ha la metà di grassi rispetto a quello normale. Più ottimo anche il carpaccio di bovino. Ragazzi, se volete dare un po' più di sapore al pollo, eccetera, o comunque altre carni, vi consiglio un po' di salsa, magari tipo ketchup o comunque salsa barbecue, che praticamente per quello che utilizzate ha dei valori rilevanti. E comunque, soprattutto in ipocalorica, sono ottime le Monster, sono bevande energetiche che contengono caffeina, comunque altri stimolanti. Ovviamente meglio non abusarne, come ogni cosa, però vi possono aiutare a tappare la fame e avere un po' più di energia, soprattutto nel preallenamento. Tipo questa che ha il gusto mango ed è buona, una delle nuove, ed ha praticamente per lattina 6 carbo, cioè praticamente nulla, e in più contiene caffeina, vitamine, eccetera. In più sono ottimi anche i tè zero, a me piace veramente l'estate, quello alla pesca ed è veramente buono. Più sempre per le proteine, ottimo anche il tonno al naturale. Ah, come vi dicevo prima, in fase di ipocalorico comunque low carb è meglio mangiare carboidrati secchi e
e qui abbiamo una vasta scelta di gallette. A me piacciono sia quelle di mais o comunque quelle di riso. E come vedete contengono principalmente carboidrati. Per le mie fonti alimentari preferisco prendere sempre cibi che hanno uno o comunque due macronutrienti principali, almeno così potete combinare i vari macronutrienti come preferite. Come pesce direi di stare su merluzzo, nasello o comunque pesci bianchi. Pesetta fatta e ora torniamo a casa. 2000 years later. Ed eccoci tornati a casa ragazzi, anzi tra una clip e l'altra è giusto passato qualche giorno, però ora vi spiego tutto quanto. Praticamente la spesa che avete visto non è la spesa completa, perché praticamente alcuni alimenti li avevo già a casa. Però non vi preoccupate, qui sotto in descrizione trovate la lista di tutti gli alimenti più adatti in una fase di cut o comunque ipocalorica. Comunque anche durante il video vi ho dato vari consigli, nel senso prediligete fonti alimentari che comunque hanno una bassa densità calorica e comunque fanno molto volume. Infatti in questo caso sono ottime le verdure a foglia verde, tagli di carne magra o comunque tipo anche latticini come yogurt greco eccetera, che fanno molto volume. E per quanto riguarda i carboidrati, come vi dicevo, prediligete magari gallette, ok, non sono il massimo per quanto riguarda i micronutrienti, infatti ottima la farina d'avena o i fiocchi d'avena che comunque fanno molto volume. In questi casi ottimo il porridge perché comunque è molto saziante. Se comunque ci mettete dentro albume o yogurt greco o delle proteine in polvere, diventa un alimento molto ricco di proteine e le proteine sono, diciamo, il macronutriente con potere saziante più alto. E ovviamente ci mettete la farina d'avena o comunque i fiocchi che fanno molto volume. Ovviamente come fonti proteiche non avete visto l'immancabile petto di pollo, ma comunque perché ce l'avevo già a casa. Poi per quanto riguarda carne rossa, magari prendete del macinato magro che comunque ha la metà dei grassi, e in più è ottimo anche il pesce bianco, quindi comunque nasello, merluzzo, platessa eccetera. Ed ecco ragazzi, questi praticamente erano i miei consigli per quanto riguarda una spesa da cut. Come vi dicevo, ho fatto un video in precedenza per quanto riguarda la spesa in generale per chi si allena, vi era piaciuto molto e quindi ho detto facciamo anche questo format. Quindi spero che questo video vi sia stato utile, se così fosse stato ovviamente lasciate un bel like, iscrivetevi al canale per non perdervi neanche un contenuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!